Aspettate che metto la telecamera in carica che è da un po' che non la uso. Arrivo. Benvenuti in un nuovo video. Dovrei spannare anche i miei occhiali, non soltanto lo specchio. Spero che chi ha montato questo video, quindi o Tono Cesare, mi abbiano censurato bene, altrimenti vi chiedo umilmente perdono. Ah, così, entri in casa e mi fotti il pranzo. Ah, posso prendermi i miei biscotti da portarmi qua? Certo. Perfetto. No, anzi, ti ringrazio, così smetti di fottermi il mio pranzo. Ma come il tuo pranzo? Sì, è il mio pranzo. Signor Francesco, perché siamo qui oggi? C'è per un finire, obiettivo. Per finire l'attacco dei giganti. Esatto. Non abbiamo capito un cazzo di niente. Io più che altro non mi ricordo più niente, perché stiamo guardando la final season. L'abbiamo guardato un po' a spezzoni perché la stiamo guardando insieme. E non siamo tanto spesso insieme perché di base ci stiamo sul cazzo. E siamo arrivati all'ultimo episodio, ma quando è che abbiamo visto gli altri? Una settimana fa? Una settimana fa, sì. Quindi già è difficile da seguire, non mi ricordo niente. Comunque. Chiamiamo Fede che ci fa un riassunto. Quando abbiamo guardato la final season, abbiamo iniziato, abbiamo chiamato il nostro amico Federico, quello che sta a Londra, che chiede del vlogghino, che ci ha fatto un mega riassuntone, perché lui per gli anime, i manga e forse in generale tutto, ha una memoria pazzesca e vi giuro, ci ha detto ogni cosa successa dall'inizio alla fine dell'attacco dei giganti in maniera pazzesca. Ma non sappiamo ancora niente! No, infatti andiamo a scoprirlo. Ultimo episodio dell'ultima... No, anzi... Ultimo episodio della prima parte dell'ultima stagione. Let's go! Pensieri? Abbiamo appena finito. Non c'è capito niente. Settimo gioco. Ma triplo doppio carpiato di gioco. Triplo gioco, quadro gioco. A me l'unica cosa che un po' sta sulle pelotas è che abbiano fatto la final season, quindi ultima stagione, wow, ma che alla fine dei conti, spezzandola in due, diventa questa una penultima season e poi uscirà l'ultima season l'anno prossimo. Cioè non so perché già parlare l'anno di... L'anno prossimo? Eh sì. Fra, ma perché parlare già di final season adesso? Fai questa stagione, poi fai un'altra stagione, la chiami final season. Mentre ora stiamo vedendo la final season, ma in realtà siamo bloccati a metà e siamo ben lontani dalla fine. Perché guardi foto di Penny? È un dito, è un fottuto dito. Ma Tonno ha appena scoperto una cosa pazzesca. Cioè già lo sapevo, cioè sapevo della versione tedesca, ma sì. Non pensavo che ce ne fossero così tante. Ci sono su Prime tantissime versioni di LOL da vari stati. Ma torna alla prima che non l'ho vista. Ma c'è un'India, questa è indiana, mi sa. Ma vorrei vedere. Perché dici indiana? E c'è scritto lì. Ah, ok. Questa qua. Francese? Mi sa che. Sì. Dobbiamo vedere un episodio. Dobbiamo vedere qualcosa sì. Della versione indiana. Oh, ma che bello! Bellissimo! Ma sono quasi bello. Più hypato della versione italiana per la versione. Che per la versione. Ah, non riesco a parlare, sono troppo emozionato. Amici che conoscono l'India o amici indiani, abbiamo una domanda. Qui parlano indiano misto inglese, ma proprio naturalmente mischiano le due lingue. Ciao, a domani. Ciao. Grazie della compagnia. Prego. Ciao. Fai schifo, no, che a domani. Grazie ciao. Della compagnia. Ciao. Ciao. A domani. Grazie della compagnia. Questo video esce che è lunedì. 3 giorni fa è uscita la nuova canzone della mia band. Si chiama Bim Bum Bam. L'abbiamo scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, nostro caro amico. E sono veramente contento di come è venuta. E sono veramente contento, come sempre, è scontato da dire, del vostro feedback, della vostra carica, del vostro supporto. Quindi grazie di cuore se avete ascoltato Bim Bum Bam, ma anche se l'avete condivisa, commentata, eccetera. Se non l'avete ancora fatto, invece, trovate il link qui sotto in descrizione. Tra l'altro, spoiler, questa settimana uscirà il videoclip, vi farò sapere quando, mi piace un casino, mi piace veramente un casino. Bim Bum Bam prova un po' a portarvi indietro nel tempo, quando eravate piccoli ma sognavate di essere grandi. Parla un po' di come invece oggi un po' della spensieratezza che ci potevamo permettere di avere allora farebbe comodo. Non ce ne rendevamo neanche conto. Ok? Di come potevamo essere spensierati. Sembrava tutto gigante, cioè se adesso dovessi rivivere l'infanzia
la vivrei con molta più leggerezza. Mentre nel tuo corpo di bambino sembra tutto enorme. E ora mi piacerebbe invece tornare bambino. Col senno di poi, chiaramente. Vabbè, andate a sentirla. Tra l'altro, se fate una storia mentre l'ascoltate taggando Rover e Band, vi mandiamo un video ringraziamento. Ci sono altre due grandi novità. Non perché si siano accumulate nel tempo, dato che non ho filmato con la zona rossa. È un po' difficile filmare con la zona rossa, ma vabbè. Ma perché è successo tutto questa settimana. C'è una grande news lato Space Valley. Moltissimi di voi, sono sicuro, già sappiano. Ma ve ne parlo sempre in questo video, ma domani per me, perché vado nel posto giusto per parlarvene, quindi rimando il discorso. Prima di procedere oltre, c'è un'altra grande, grande novità. Abbiamo finalmente annunciato il tour dei club della mia band Rovere per il 2022. Torniamo a suonare. E non siamo nella pelle, cioè è pazzesco pensare di tornare a suonare. E non solo di tornare a suonare, ma tornare a suonare nei posti che leggete qui di fianco. Ci sono posti come l'Estragon e posti come l'Alcatraz, dove io ho visto tantissimi concerti. E pensare di andarci a suonare io è fuori di testa. Avete dato ai biglietti un'accoglienza che non ci aspettavamo. Veramente non ci aspettavamo. Quindi si aggiungono questi ringraziamenti per voi. Se ancora non avete preso la prevendita, trovate anche per loro il link qui sotto in descrizione per Ticket One o Viva Ticket. Voglio vedervi tutti sotto il palco nel 2022 a cantare a squarciagola, saltare, sudare, fare casino. Come sappiamo fare bene. Insieme lo facciamo dannatamente bene. Assurdo. Dai, prima di andare avanti vi faccio uno spoilerino dell'altra news, la terza news. Space Valley, Twitch, nuovo studio, bellissimo. Ma ve ne parlo tra poco. Raga, ci sono settimane in cui non succede mai niente, poi in una settimana succede tutto. Tutto, che settimana bomba. E con tutte queste cose tutto acquisisce un po' più di senso. No, non so se mi spiego, non so se è spiegabile, però wow. Stamattina partenza veramente lenta. Mi ricordo di aver risposto a qualche messaggio verso le 10, poi più nulla. Alle 11 mi sono svegliato e ho scritto a Tone Cesare che li raggiungevo. Tempo di una doccia andavo. E non so esattamente come, ora è passato mezzogiorno. Ma sono sicuro che questa giornata decollerà. Mi stavo fermando con il verde. In sti giorni mi stanno capitando un po' di cose strane. Tipo stamattina mi alzo, devo fare la doccia e invece di andare a prendere le mutande che di solito mi porto in bagno per mettermele dopo essermi lavato, ho aperto la porta di casa. L'altro giorno invece di prendere una tazzina per farmi il caffè, ho preso il cavatappi. Credo di essere stanco. Io ero fottutamente tranquillo. Mi hai preso anche con la fessa aperta. Tontonno di piano. Non riesco a unire i PDF. Buongiorno. Buongiorno. Sono dunque arrivato nel posto giusto per il prossimo annuncio. Che annuncio? Ma lo sai già. Oggi tanti, oggi veramente un'esplosione pazzesca di annunci, è un vlog pallosissimo. Puoi comprare delle altre figurine dell'NBA. Ma non si trovano, non si trovano. A parte che dobbiamo andare nel negozio della Panini da due settimane a cercarle. Ma anche perché voglio comprare l'album della Marvel. Ah, anch'io lo voglio, quello per l'80esimo. Esattamente. Me la leggi un secondo e mi filmi? Sì. Grazie. Dove ti devo seguire? Di là. Ok. Venite con me. Cosa stai facendo con le mani? Ballarmi. Ah. E vieni di qua. Ah, ok. Non stiamo ad accendere tutte le luci perché è una palla disumana. Sono circa, abbiamo contato, 97. 97 luci? 97 luci. No, di la verità. 13 quelle del set. Hai contato anche i LED? Quelli dietro le colonne? Saranno scommando 25. Sì, ma si vede qualcosa di carino qua. Cioè, cosa vuol dire? In questa inquadratura che sì, mi sì, si vede un po' di set, si vede un po' di tutto. Ok, allora, forse alcuni di voi, tanti di voi, come già detto precedentemente, lo sanno già. Questa sera alle ore 18 andrà in onda sul canale Twitch di Space Valley, di cui trovate il link in descrizione, la prima puntata di Yakety Yak. Bravi! Grande Cesi! Grande! Mi aspetto grandi cose stasera! Quale miglior posto per fare questo annuncio se non il nuovo studio di Space Valley, il secondo studio, adesso ne abbiamo due, che è anche in parte il set di questo talk show su Twitch. Beh, poi fighissimo anche come abbiamo arredato un pochettino il tavolo in occasione della serata. Mi piace, cioè che deve essere un po'. Sì, dobbiamo poi riordinare tutto. Ma va. E niente, ci serviva un posto dove
sederci intorno a un tavolo e chiacchierare post lavoro. Abbiamo scelto un orario che sia veramente lo stacco dal nostro lavoro abituale, quello a Space Valley. Però puoi dire chiacchierare di cagate, cioè nel senso... No, sì, assolutamente, okay. Cioè yakity yak vuol dire... Chiacchiere inutili. Di poco conto. Di poco conto. Saranno proprio chiacchiere di poco conto di 5 amici seduti intorno a un tavolo post lavoro. Ci sarà poi, vabbè, tutta... vogliamo far vedere la regia, giusto? Dai, falla vedere, va bene. Fai vedere un po' qua, dai, guarda. Wow, dai, ma io lo vedo, la vedo da mesi questa roba. Stasera alle 18 su Twitch. Ah, anche la scrittina, è molto bella la scrittina. Vabbè, lì c'è la postazione di Pingu che monta i video, ma guarda la regia. Sì, regia è pazzesca. Sì, strabella. Fighissima questa cosa della pulsantiera. Ci sono tutte le nostre facce a seconda delle inquadrature che Pingu deve andare a fare, che di solito scazza sempre, bravo Pingu. Queste cose chiaramente le faremo vedere su Around the Valley. E niente, è finito, questo volevo dire. Ah, era questo che volevi dire. Ah, ok, figo. C'è anche un cabinato. Ah, bello. Non vi faccio vedere quelli degli altri perché sono fatti loro. Vi faccio vedere il mio gatto. Vedere. Proprio come te. Veramente. Ma quello di Frank, però fai vedere anche quello di Frank. Frank, secondo me, è quello più azzeccato. Perché c'è la carta igienica? Non lo so. Tazze mignon, molto carine, però dai. Quindi, ragazzi, ore 18. Stasera ci vediamo su Twitch con la prima puntata di Yakity Yak. In diretta. Sinceramente sono carichissimo perché sono mesi che ci lavoriamo. Lavoriamo al set, lavoriamo allo studio, lavoriamo al programma, alla regia, tutte le cose tecniche. Mesi. E ho paura perché non è una cosa che abbiamo mai fatto in tutti questi anni di YouTube, buttarci in un progetto così grande da zero in diretta. Ansia, ma sono super carico. È una mega botta di freschezza. Poi non lo so, mi immagino questo tavolo come proprio un bel posto dove svagarsi, rilassarsi, chiacchierare tra amici. Quindi faremo le nostre considerazioni dopo la diretta di domani, ma domani nella paura, nell'ansia cercheremo di divertirci. Poi ne riparliamo. Girando per i vari mercatini ho anche trovato questo pianoforte che è stato un'impresa riuscire a portare qua perché è grande, nessuno voleva portare ed è tutto dannatamente scordato. Terribile, ma molto bello. Ah, poi rimane sempre lungo, cioè sembra ci sia il pedale sempre schiacciato. Poi sono contento perché, vabbè, adesso vedete tutto spento intanto. Stasera invece vedrete tutto acceso. Ma un sacco di cose le ho trovate nel mercatino dell'usato dove lavora mia mamma. Tipo questo, tipo quello, un sacco di cose. Quindi sono contento di aver portato un po' di mamma qui. Per chi fosse interessato, si chiama Cose nel Tempo, a San Lazzaro di Savena, a Bologna. Cosa stai guardando? E ora andiamo a pranzo. C'è un amico qui a Bologna. Ma ci troviamo. Ma dillo, cioè nel senso è l'unica persona che vedi. Non occupare nessun altro. Chi sarà mai? Ma perché la devi montare? Chi è? Scoprite adesso. No, che tan tan tan! Nicolino. Che bellino. Prima portata di oggi, gramigna, nonna rosa con zafferano, salsiccia, parmigiano e credo litri di panna. Veramente buonissima. È arrivato il cibo di tutti. Quello che risponde con più arroganza è Nicolino, che si è preso subito una cotolettona alla bolognese che sembra un transatlantico pronto a salpare. Buon appetito. Schifo. Di ritorno dalla Puglia il passaggio a Bologna era d'obbligo. Allora, praticamente se io arrivo a 120 km orari gli specchietti si piegano verso il vento perché non è fatto per andare così veloce. Oggi è sempre bello vedere. Buon rientro. Un furgone così da avere per farsi un po' di giri con il club dei manzi sarebbe veramente figo. Nicolino, che ogni volta che ha modo, ogni volta che può passare da Bologna, viene a farci un saluto, è proprio carino. We'll be right back.